ブームオジスタジオズ、ブーブージスタジオズのビデオはご覧のスポンサーの提供でお送りします。visto che volete tutti, stai dicendo in chat da prima, andiamo a vedere sta reazione di Domenico. Però solo non abbia strappato nessun manga. Guarda, in home mi è arrivata proprio, guarda, in home ce l'ho, il primo video in home. Ma perché so verde poi? Ma cos'è? Perché so tutto? Non ha senso. Luca, preparati pesante. Ma no, Domenico è un amico. Ti pare che direbbe cose pesanti? Cioè, no, Domenico proprio ci conosciamo dal 2013, mi sembra. Quindi penso sia stato molto pacato, credo. In bocca al lupo, ma anche Az, perché? Ma come attento? Ma no, Domenico no. Ci conosciamo da 7 anni. Ti pare che tipo si incazza, fa... Ta 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 ta. Iniziamo. Guardate Luca! Già è allegro, è felicissimo. Spaventoso, uomo del mistero, Luca con i baffi. Allora, siamo pronti e si comincia. Raga, ma è strafelice. Sei pronto, Angelo? Io sto guardando. Forse è il video più atteso di sempre. Però oggi io più atteso ho di anche sempre. Un altro... Ma perché non mette le cuffie, che si sente l'audio cattivo ora? Cuffi. Tra bellissima notizia da darvi. Infatti, da questo esatto momento... Ancora, basta, parlavo fino adesso di Edchill, basta. Ordini per... Comunque ancora è contento, lo vedo... È un po' con le braccia conserte, però mi sembra allegro. Deathshield 3. E visto che le due marchettone cose incredibile in questo 2020 sono state la top 10 manga e Deathshield 3, te le dica che per me, Giorgio, questo terzo volume è stato un vero e proprio parto, anche perché ha richiesto tempi... C'è anche Giorgio, Giorgio me lo vedo, Giorgio me lo vedo. I momenti più divertenti della realizzazione di questo volume sono stati quelli legati alle scene, diciamo un po' sexy, un po' così. ci sono scene, il primo e il secondo sì, lo sfoglio, c'è qualche kill un po' violenta, però il terzo proprio è bannabilissimo. Infatti grazie che ce l'hanno fatto pubblicare, perché ci sono, è un po' osè. Carne al fuoco in questo nuovo volume, che per adesso è il mio preferito della serie e spero che diventerà anche il vostro preferito. Dopo così tanto... Basta. Allora, decima posizione. Basta, cioè non devono fare il marchettone pure sul mio canale, li ho già spammati, li voglio bene, basta, stop. Beh, la posizione più difficile di tutte, in cui dopo averci ragionato a lungo, ho deciso di inserire... Però lui saltando così ha skippato la parte, cioè la parte di Edchill finiva lì, era un minuto. Poi per un minuto e mezzo dico che è soggettiva, lui l'ha skippata sta cosa. E quindi ora non lo saprà mai, si incazzerà, perché l'ha passata. Guarda, Kirio nei commenti spoiler la top 10 de merda, mamma mia, leggerissimo Kirio ci va nei commenti. Girl from the other side, questa è una storia di luci. È tutto lì il problema, iniziamo già così, lo intuisce alla fine. Sì, ho capito, ma lo dicevo all'inizio apposta, se lui mi skippa la parte iniziale, l'ho fatta apposta la parte iniziale di un minuto e mezzo in cui dico, spiego il perché e soprattutto l'emozione che mi hanno dato questi volumi, glielo dicono subito, ok, cerco di stoppare poco, scusate. Di ombre, di verità e menzogne, di uomini e oscure gradine. Di uomini e donne. E lo vediamo chiaramente, non solo nella parte. Non gli piace! Dal contrasto che spicca tra oscurità e luce, così nettamente separate da far sembrare l'unione delle due cose apparentemente impossibile. In questa storia la protagonista è Shiva, una bambina umana che si è trovata a vivere che... al di là delle sicure mura della città. È un bellissimo fumetto, però. È con un estraneo. Top 10. Una creatura misteriosa che pare nutrirsi delle altre. Per ora non c'è niente da ridire, mi sembra molto tranquillo comunque. Non rilassarti troppo. Ormai divenuto Girl from the Other Side è un manga tipico, più simile a una storia del folklore europeo. No, aspetta. Ha detto che è totalmente soggettiva. Guarda che la parola soggettiva è una delle paraculate più grandi di sempre. Wow, soggettivo, che cazzo significa? Soggettiva. Come che significa? Significa che queste sono le opere che mi hanno accompagnato nella mia vita, che per me meritano di essere lì. Vuol dire che non è una top 10 dei manga più belli di sempre, ma dei manga più belli per me. Quella è la differenza. Non ho scritto top 10 manga di sempre. Allora, inevitabilmente qualsiasi top una persona andrà a fare è la propria top. Quindi, per quanto uno voglia essere oggettivo, ci sarà sempre qualcosa che tradisce il tuo gusto. Ma non esiste una cosa... Questo è ovvio. Cioè, l'oggettività... Ma
Scusa capo, perché dici da paraculi? Non è questione di paraculi, è questione che io faccio un minuto di preambolo per spiegare che quello che andrò a dire è semplicemente un mio parere, una mia considerazione. Non sono un critico letterario e non giudico le opere sulla loro oggettività. Le giudico in base alle emozioni che suscitano a me e le emozioni che ci suscita un'opera è la cosa più personale che ci sia. Oh, comunque, sto leggendo i commenti in chat, veramente. Top 10 si è iniziato a leggere l'altro ieri. Di chi è il commento? Kirio 1980, mamma mia. Cioè, chat e Domenico. Ecco perché ieri in chat erano tutti fomentati quando sono arrivati. Ora capisco perché la chat e Domenico era così. Alcune persone mi chiedono questa cosa qua. Dicono: ma non ci stanno dei canoni oggettivi, totali, che definiscono che una cosa è meglio di un'altra? Potrebbero anche esistere. Allora, nel A fumetto livello di te. No, vabbè, dei tecnicismi che magari a te non possono piacere, a un altro non li capisce. cioè, ma L'equilibrio di una tavola, il la peso dei bianchi e pesantezza. dei neri, come ha disegnato quel personaggio, se il personaggio è disegnato con la linea in mezzo che divide bene il corpo, Questo tutte queste cose che servono e non servono, è tecnico, questo è che è super tecnico. tecnico, Senza parlare della storia, perché ovviamente. poi se si parla di storia si deve capire No, come. veramente, adesso non la vorrò più leggere la chat di Domenico perché mi ci va l'occhio sulla chat, ma stanno a scrivere robe terribili. Vabbè, per adesso solo Kirio, tipo, per forza oggettiva, ma un minimo di obiettività, bestemmia, ci vuole, non puoi oggettivamente metterci quella merda. Boh, vabbè. Farò finta di non leggerli perché sennò È stata mi costruita perdo quello che dice Domenico. Comunque sì, chat Domenico, digli meno alla chat, meno. come tornano i personaggi, che in un racconto seriale che esce a puntate, settimanale, che decide pure il pubblico come le cose devono cambiare, non so quanto valore abbia. Chi è quello che sa più di tutti? Ma non lo so questo, non lo so. Credo che chi sappia davvero non insulta in questo modo gli altri. Chi sa davvero qualcosa non lo dice così. Semplicemente sono sbagliati i modi, ecco. Sicuramente non pensava che si sarebbero poi letto quello che scriveva anche in futuro, forse. Sempre fare a modino e rispettarsi gli uni con gli altri. Sono sicuro che Caverna l'abbia apprezzata questa top. Fare la punta al cazzo a questa roba qua. E quello che dico io è un valore, secondo me, esiste ed è un valore di chi è arrivato prima a fare una cosa. Poi direte: Caverna, tu sei un pezzo di merda, tu sei sempre un classista, tu non sei buono. A me non me ne frega un cazzo di quello che dite voi, che siete dei microcefali numero uno e che veramente non capite niente di Caverna fumetto. E esagera ci per sta, fare non lo dovete dittatore di capire merda. Sì, lo so, veramente lo il so, lo fumetto, so. lo dovete Ma non ho detto nulla su apprezzare. Caverna io, Vi dovete zero. divertire, che se capite veramente il fumetto, arrivate come me che poi scrivete i fumetti perché li odiate sostanzialmente. Quindi non li capite i fumetti, non ne parlate. Non li capite, non ne parlate. Oppure dite: non li capite, mi piace questo, mi piace quello. No, non ne parlate, no, perché No, ne possono parlare, certamente, eccetera. altrimenti. Sì, parlate, fate, condividete con gli amici la passione, eccetera. Non ne parlate da un punto di vista accademico, di studio, perché insomma non Lo capite un prometto per cazzo. quello che arriverà dopo. Punto 1, punto 1. Come forse Speriamo anche bene. Luca, mi sa. Che cosa ho capito Co io di cos questo The Girl from the Other Side? Cioè, ha spiegato la trama del primo volume. Non so niente di quello che racconta veramente. Qual è il messaggio di questa storia? Io non lo so. Non lo sa nessuno, forse nemmeno l'autore. La rendono una breve storia composta di 11 volumi che merita la lettura di chiunque cerchi qualcosa che vada fuori dal Era tracciato. successo? In una posizione troviamo Fullmetal Alchemist, Oh, nona posizione, Full Fullmetal Metal Alchemist. Una cosa che deve una sceneggiatura maestosa, mo lo sto finendo a dire. Nona posizione. Ma allora, ma che cosa sta succedendo? Nona posizione, Full Metal Alchemist, a posto. Che sta tipo nella mia top 3, però tutto a posto. Allora, io non lo metterei in top 3, nel senso che la mia top 10 è in realtà una top 100. È impossibile fare una top 10, Capì? effettivamente. Quindi la mia top 10 sono 10 posizioni per ogni. Genere, forse. Ma no, Molti ma mi. sono triggerati perché non hai messo JoJo e Hunter x Hunter. Beh, JoJo non è neanche la mia top 20. Hunter x Hunter, sì, idealmente, ma devo fare una scelta. 10 opere, ragazzi, sono veramente poche, se ci pensate. Veramente poche. Soprattutto quando ne hai lette 20 volte tanto, credo. Penso 200, forse anche di più. Di 200 opere ho letto. Dovrei contarle. Sicuro più di 100, forse anche più di 200, dovrei contarle qua dietro. Ha fatto top manga, Si è fatto top manga. manga generiche, purtroppo secondo me veramente. Ma quanti Tosta. ce ne sono? Shonen, Ecco, se avessi fatto lo Shonen ci dice anche starebbe, lui, non lo ce ne sono so, veramente tanti. vediamo. Sono di due fratelli orfani che hanno tentato di portare in vita la madre,
attraverso un'oscura alchimia proibita. Ed è una storia di potere, di quel potere viscerale che lui... A me piace troppo quando lui vuole farti entrare nel racconto, capito? Allora fa questa voce accurata, abbassa un po' il tono e cerca di raccontarti qualcosa di morbido, di farti entrare dentro questa storia. È troppo bello perché si impegna tantissimo per dire niente. Ma come? È veramente fantastico. Mi fa ridere che Domenico mi fa un complimento e poi mi dà la mazzata. E così inizia l'energia generata dai movimenti della crosta terrestre, incanalata poi nel cerchio alchemico per compiere una trasmutazione. I due fratelli, quindi, per raggiungere il loro obiettivo e per riavere quindi indietro i corpi... Domenico è incazzatissimo, comunque, così, braccia conserte. C'ha la posa di quel Pokémon, non mi ricordo, che sono due Pokémon, uno vicino all'altro, stanno così, fieri. Sembra un genio della lampada, è vero, è vero. Domenico giudice, assolutamente. Se ogni cosa scoprì, marissimo qualcosa, che mannaggia Maron, veramente. Ma se ti dico qualcosa, poi te lo spoilero, l'obiettivo di questa top... Lui ho capito cosa vuole, lui voleva che facessi un'analisi di ogni volume, dicendo proprio tutto quello che c'è dentro, ma in realtà io quando ne parlo è perché vorrei che... Chi mi segue, magari, di questi 10 volumi, ce n'è uno che gli ha trasmesso qualcosa dalle mie parole? Se lo va a leggere, recuperare. Se io te lo racconto tutto, uno, se non l'hai mai letto, ci rimani male perché ti faccio gli spoiler. Dici, beh, mi interessava, ma mi hai detto quello che c'è tutto dentro, ormai che me lo guarda fa. Mentre, al contrario... Non sta dicendo un cazzo! Mi dissocio. Spoiler, ma va andato a fare in culo, uscito 20 anni fa, ma non mi rompeste il cazzo. Perfetto. Poi se lo racconta tutto, no? Non c'è, no, tutto no. Vabbè, tutto no. No, allora, io sono... Diciamolo noi come finisce. Esatto. No! Allora, no, io sono vecchia scuola, nel senso che i trailer, le informazioni, tu mi devi raccontare che cazzo succede. Perché... Lui vuole sapere tutto, Domenico vuole sapere tutto quanto. A me non piace in questo modo qua, perché sennò vorrei che le persone si interessassero all'opera, non che la spiego tutta. Sennò faccio un video, appunto, per quello dico, ognuna meriterebbe un video a parte, faccio un video di Full Metal Alchemist, in cui ovviamente dopo i 2 minuti di video, se non l'hai letto, meglio che chiudi il video, perché altrimenti ti vado a raccontare tutto. Però questo non era quello l'obiettivo, farti skippare il video perché in 2 ore ti racconto tutto di ogni manga, ma era raccontarti quelli che sono per me i 10 più belli e magari farti venire voglia di leggerne uno o due, quelli che reputate interessanti. In mezzo a tutta questa roba, che io ne ho viste e lette tante, se non mi dici che cazzo succede, io magari non c'ho manco più la voglia di capire cos'è questo Full Metal Alchemist. Cioè vorrei, quelli che loro chiamano spoiler, vorrei che mi introduci alla storia. Vorrebbe gli spoiler, ho capito. E poi non ha detto niente sulla Arakawa, vediamo, sentiamo. L'unico difetto è forse il primo adattamento animato. Brotherhood invece se... Dio! Sempre con sta stronzata. È un anime bellissimo, Brotherhood merda. Il film di Shyamalan, meraviglioso. E questo, porca puttana, la storia del manga. Ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Ma non sapevo che ero Luca Bene. Popo di striscio. Mannaggia la madonna. Allora Slam Dunk. Ottava posizione. Slam Dunk. Ma che cazzo fa? Allora, però ha detto Filippo il passaggio importante, ha fatto la top 10 basandosi su come l'ha fatto sentire il disegno. Va bene, ma no, ammesso che su come l'ha fatto sentire il disegno, su come la fusione fra disegno e storia si uniscono, e ho capito che per me un disegno non bello non riesce a trasmettermi le stesse cose di un disegno bello con una storia bella. Cazzo, ma la chat dice le cose a metà, lui l'ha skippato, capisce una roba per un'altra, che bordello così. Questa cosa sia vera, mi fido di te, non l'ho letto, non l'ho sentito e non lo so. Ma porca di quella puttana troia di merda, non ha detto un cazzo sul disegno. Ma non è una recensione sui 10 disegni migliori. Il problema di fondo è che Domenico ha skippato la parte del video in cui spiegavo come mi ero approcciato a sto video. Ora lo sta capendo a pezzi dalla chat male. Che casino. Non ha detto niente sul disegno. Io già sono passato la sigaretta. Sì, vabbè, ho capito che tu ormai per uranio, cioè, se Nicolas sembri nervoso. No, non sono assolutamente nervoso. Già lo vedo, c'ha la vena, Domenico, è rosso. Ma che significa? Cioè, avesse detto qualcosa sul disegno dell'Arakawa. Wow, ragazzi, in mezzo a tutta questa munnizza di shonen di merda esce uno shonen. Lo faccio vedere i disegni che mi piacciono, lo spiego, le pagine sublimi di Noe, quei disegni incredibili, lo dico, e anche della storia. E se ne sono nella mia top 10, è ovvio che mi piacciono poi.
Dico anche i difetti alla fine di alcuni. Andiamo avanti, che sennò non mi devo agitare, che ho paura che si incazzi dopo Domenico. Scritto bene, sapete perché? Che Perché ha scritto una femmina. Perché l'ha scritto una donna che capisce qualcosa in più rispetto ai maschi. Pugnetta, ammazzate. Cioè, anche solo questo poteva dire, secondo me, no? crasha. Per dare un senso. Tra Luca Mulnina e Luca Bede, qua succede la disturbata. Ma cosa? è vero, prima che te ne arrivi su Slam Dunk. Che poi lui è alto, avrà mai giocato a basket? Vediamo. Sì. Scopriamo. Diversi Amo. anni, però per goliardia Slam con gli Dunk. amici. Inizialmente può sembrare uno spokon come tanti altri. Basket. Uno spokon che potesse intrattenere la massa di lettori. In Slam Dunk le partite diventano dei veri e propri. Allora, no. Cazzatissimo Domenico così. No, no, Kirio. Kirio dice: sarebbe stata una classifica insulsa comunque, basandosi solo sul disegno, non vuol dire non capire un cazzo di fumetto. Io qui sono totalmente in disaccordo con te, ma non perché voglio darti contro, semplicemente per il fatto che, soprattutto per il Giappone, dove l'estetica è fondamentale, tu lo sai meglio di me, l'estetica è importantissima, fare dei bei disegni conta quasi più di fare una bella storia. E molti manga sono andati avanti praticamente così. Luca, se Domenico Calcugni nella chat, me compreso, facciamo gli stronzi per fare show anche con bruttissimi modi, per cui mi voglio scusare, facciamo solo gli schifosi apposta, non ti offendere. Ti vogliamo bene, sei un bravo ragazzo, va bene, vaffancool, vaffancol, vaffancool, credo si legga. Grazie mille. Quindi, secondo me, anche basarsi soltanto sullo stile del disegno dovrebbe denotare comunque un occhio critico e quantomeno anche Ma soltanto non è delle una persone. top 10 manga migliori disegnati? Cioè, pure, cioè mi metto nei panni di Domenico che non sta capendo. Cioè, mi dispiace. Penso. Comunque, No, vaffanculo è il nome utente. Si chiama Vapancol. Si legge vaffanculo, credo. La PHF, la WU, per forza. Conti di vita. Ed anche se non avremo mai la possibilità di viverli di persona, possiamo però assistervi Ok, indirettamente. pelato, La ok. squadra non è composta semplicemente da 5 membri, ma da liceali che capitolo dopo capitolo iniziamo a conoscere sempre più nel profondo. Tanto che durante le partite non ci sentiamo dei semplici spettatori nel pubblico, ma siamo lì, nella panchina dello Shohoku, a tifare per loro. Siamo in attesa di vedere il Gorilla Dunk di Akagi, fangirlando le prodezze di Rokawa e osservando i silenziosi passaggi di Fangirlando. Miyagi, i tiri da 3 punti di Mitsui, ed infine le incredibili gesta di Hanamichi. Quel sudore versato prima negli allenamenti e poi in partita non sembra più fatto di china, ma immersi nelle tavole riusciamo a sentire il fischio delle scarpe sul campo, la palla rimbalzare, le urla dei giocatori. Non ce ne siamo resi conti, ma stiamo tifando per lo Shohoku. Ma non sempre Non vinceranno. me lo sono immaginato, ci ho messi su. No, sono arrivati i Chicago Bulls qua fuori, non è visto. Per me una buona scelta quella di mettere il suono, ma perché non ha messo pure con gli altri a questo punto? Mette un po' di suspense. Infatti, in quel momento noi saremo lì con loro a rattristirci per la sconfitta dopo tutto l'impegno che ci hanno messo. Quale Esulteremo a sconfitta? squarciagola Spoiler! una volta raggiunta la vittoria. Slam Dunk è una delle prime. Così come esulteremo a squarciagola una volta raggiunta la vittoria. Slam Dunk è una delle prime opere del maestro Inoue e non è certo esente da difetti. Di tanto in tanto No, cade non di. è spoiler. Non è spoiler. Le tavole so a caso, quindi no, ho messo proprio roba che non si capiva. Dico una cosa solo per chi lo capisce. Io ho visto tantissimi video dove quando. Tantissimi, alcuni, dove quando parlano dello Shohoku che perde, ci mettono la classica scena, la mimo solo. Io sono Akagi, ok? E faccio così. E faccio così. Metto la mano sulla testa di uno, ok? Così. Ecco, quella lì secondo me è spoilerina. Ma questa qua ho messo l'anteprima del capitolo 38 Rebound, che tra l'altro dove anche loro fanno un rilancio con Hanamichi così. Dov'è lo spoiler? Domenico, ma mi fa agitare, parla così forte che mi agito anch'io. Devo stare tranquillo. L'ultima frase è un po' spoiler, in realtà no. Perché io dico, pronti a rattristirci per le sconfitte e finalmente gridare di gioia per la vittoria. Cioè, lo Shoku non è che perde una volta e non è che vince una volta. Non ho detto adesso rischio di fare spoiler ora. Hai fatto intendere che perdono quasi sempre o quasi. Non è vero che perdono quasi sempre. Quello che io dico semplicemente è: tutte le volte che perdono ci rattristeremo e tutte le volte che vinceranno saremo felici. Non dico ci rattristeremo quando perdono il campionato all'ultima partita o saremo felici quando vincono il campionato all'ultima partita. Questo sarebbe stato un po' spoiler se avessi detto così, invece mi sono comunque trattenuto. Lo spoiler qua lo vede solo chi ha letto il manga. Chi non sa di cosa stia parlando, chi non conosce Slam Dunk, qui
non capisce zero di quello che sto a parlare, perché non sa a cosa è riferita quell'immagine. Chi invece l'ha letto si ricorda quell'immagine, quindi c'è spoiler. Cioè, ho messo Rebound quando dico delle sconfitte che c'è veramente un amici così, con le mani sulle gambe, non c'è... È un artwork bello e basta, capito? Scusate adesso per lo spoiler, mi dispiace. Non lo rendo un spoiler grosso, però ci rattristeremo quando perderanno alla finale del campionato. Questo sarebbe spoiler, ma non dico questo nel video. Spesso non riescono a mostrare tutto il loro vero potenziale, ma Slam Dunk... Quale sarebbe il vero potenziale delle donne? Sessista? Essere sensuale? Non capisci... No, nel senso che i disegni sono fatti meglio quelli dei maschi e quelli delle femmine. Però l'ho detto un pelino più bello, non ho detto... Inoue disegna bene i maschi, ma le femmine all'inizio, i primi volumi, disegna male. Luca, cosa stai dicendo? Attenzione, questo commento è pericoloso. Cosa vuol dire? Disegna bene gli uomini che sono fisicati e le donne no? Perché sono tutte coperte? Commento se sì. No, i volti proprio. Sì, comunque Domenico ha un bazzuto. Ah, scherzava qua, ok, posto. Non capisco mai. Io non cazzo so stupido nel capire il sarcasmo. Non c'ho comprensione del sarcasmo, quindi non mi rendo conto quando lo fanno. Vista, Luca, stai molto attento. Zitte, dovete stare nei manga, in RP, in RP ovviamente. In settima posizione c'è Hikaru no Go. Ma cazzo. C'è sta sopra Slam Dunk, sta roba. Hikaru no Go. Ti stai nervosendo ora, non andare avanti. Ma come? È peggio dopo? Non è possibile. Slam Dunk. Un gioco che da noi non si può capire, tra l'altro. Che è un... Vabbè, è una... Che senso? È una dama. Una dama, sì. Che senso? È una dama molto... Non mi azzannate, pezzi di merda, in una maniera molto semplificata, assolutamente. Non voglio dire che è lo stesso gioco. Sentiamo. Settima posizione. Ma ce l'ha messo solo perché è disegnato da Obata. Ma non mi rompete il Anche coglione. Perché è bello. Ops. Disegni bellissimi. Il gioco del Go, mostrando l'epicità di ogni singola mossa, è come riuscire a tenere incollato le pagine di un fumetto sugli scacchi... Qualcuno Minchia, Dario si incazza, ha voglia. Slam Dunk così in basso. La sceneggiatrice Yumi Hotta è anche una grandissima amante del Go. E tutto il suo amore per questo gioco riesce a riversarlo nelle tavole. Cioè, qua si è informata, ha detto, quella è una sceneggiatrice, Rob. Per la Arakawa, no, Ucess, cavo cazzo. Che dice? Disegnate poi magistralmente dal maestro Takeshi Obata. Si vede, c'ha proprio l'occhietto lucido quando parla di questa cosa. Proprio come il nostro protagonista. Spoiler, non sarà l'unico di Obata in questa top frame. Questo è ovvio, qua. Ce ne sono almeno altri due. Come ride, ma sono altri due, sa Bakuman è detto. No, ti prego, no. Potevo mettere anche Platinum End se volevo, guarda. Già vai. Yeah, ma sei la più brutta, perché questa è obiettivamente la più brutta. Questo è un cesso di fumetto, Obata. Uno punto, cioè proprio una merda di fumetto. Se la più brutta di Obata sta sopra Slam Dunk, non oso immaginare le altre due. Vabbè, è normale che Death Note sarà in prima posizione, cioè qua è inutile che ci prendiamo in giro. Stiamo guardando qualcosa, già sappiamo dove andiamo a parare, ragazzi, qua, come vedete, io sto ancora qua, non l'ho visto il video fino alla fine, ma è ovvio, penso, no? Se non ce lo mette alla fine è un uomo con le palle. Ho sentito parlare del Go, ma non sappiamo nemmeno come posare una pietra sul Goban. Anzi, non sappiamo proprio nemmeno cos'è un Goban. Del Goban. Preferisco continuare a non sapere. Ha chiuso lo spirito di un grandissimo giocatore del... Non mi ricordo chi me l'ha fatto leggere nel mio gruppo Telegram, perdonatemi ragazzi, però ho letto questa storia bellissima sul più grande giocatore coreano di Go del mondo, che ha giocato contro un'intelligenza artificiale e vinto. All'inizio ha perso sempre. Grazie mille per i 3 euro, Ilva. Sempre. Perché seppur scherzando ti trattano tutti male, ti offro un gelato ad ottobre. Grazie mille, Ilva, per il gelato. Grazie davvero, tu sì che mi vuoi bene. Grazie. E la gente intorno, morti. Fino a quando non è accaduta una mossa stranissima da parte della macchina. Un errore di programmazione. Non lo so se si può considerare un errore. Perché è un'intelligenza artificiale che era nata per migliorarsi giocando, basandosi sulle esperienze dei giocatori reali. Tutto quello che fanno i giocatori reali, la macchina poteva pensare fino a 50 mosse in anticipo per vincere. E anche di più, anche 100 mosse chiaramente. Aveva pensato tipo una novantina di mosse dopo,
cosa poteva fare? Fa una roba che all'inizio, nella partita precedente, tu dici questo è un errore, la macchina ha sbagliato, eh. Invece la macchina aveva pensato 50 mosse avanti e lo fotte. Nelle partite dopo ne fa una totalmente... Cioè, l'uomo riesce a metterlo totalmente in difficoltà e il più grande giocatore del mondo riesce a vincere almeno una partita. Bello. Ok. E quindi tutti quanti, wow, sospiro di sollievo, ok, non siamo delle merde, le macchine ancora così. Ma grazie mille. Una cosa del genere anche con il giocatore di scacchi, quello russo. E vinse. Vinse lui, subito. Alla prima vinse lui. Che bello, che bello. L'intelligenza artificiale, però, sì, cioè, è ovvio che fra qualche anno ci supera, è normale, credo. Cioè, riesce a fare molta più esperienza di noi. Uno spirito che solo Ikaru può vedere e sentire. Sì, vabbè, praticamente Yu-Gi-Oh! Col Go. Cioè, c'è sto spirito. Yu-Gi-Oh! Col Go. Yu-Gi-Go! Yu-Gi-Oh! Mi fatto cagare. Re del Go. Te lo giuro, però... Il protagonista è praticamente riluttante. Infatti, inizialmente, Yu-Gi-Go. Come se giocasse al posto di Ikaru, consigliandogli ogni singola mossa. Assolutamente però, non il faraone con Yu-Gi muto. Non farà a meno che appassionarsi al gioco del Go. Vorrà farcela con le sue sole forze. Sviluppare il suo gioco del Go. Ma assolutamente non Yugi Muto. Assolutamente. Anche mentre vi parlo, una regia perfetta. Yugi Go. Su un vero capolavoro. Anche lo. 20 volumi, una lettura da qui. 20 volumi. Mamma mia. Anche vinto, proprio giapponese vero. Ma chi cazzo se lo legge sto coso? Il finale non troppo marcato. In sesta posizione ci Pomosh, non l'ha calcato, sono solo i matiti, non ho fatto la china. No, non è Hunter Hunter, quello è Hunter Hunter che fa solo lì a matita qualche bozza ogni tanto. Ci troviamo davanti a quello che forse è il manga più famoso di sempre, che ha un potere intrinseco dell'essere transgenerazionale come nessuno lo è stato prima di lui. Di una bellezza così eterea che non ha bisogno nemmeno di nessun ragionamento critico. Perché Dragon Ball è fatto per essere goduto. Ma va fa mucca, che stramuto, se sto posto. Guardalo, se ne va proprio. Ma continua da solo. Ma se ne va così. Così impazzito. Fiero Masullo con la maglia di Benji. Per la mia generazione Dragon Ball è stato molto di più che un fumetto, un cartone animato. È stato e forse lo è tuttora un collante sociale, un'opera che ci porteremo dentro per tutta la vita. Ricordo con nostalgia gli infiniti giri di campo che dovevo fare all'atletica, ma sentirmi come Goku sul serpentone mi dava la carica per non fermarmi. Ma perché di tante cose che, di cui si poteva sentire, si è sentito Goku sul serpentone? Perché Goku sul serpentone corre per tantissime puntate, dovevo correre per tantissimi giri di campo da solo tutti i giorni, o quasi 2 ore lì sempre a correre all'infinito, mi sentivo come Goku sul serpentone, mi dava la carica, pensavo a lui che correva verso le caglie per diventare più forte, io come lui correvo tutto il giorno per diventare più forte. Quando correva nel campo, va bene. Le onde energetiche fatte con gli amici disegnate sulla lavagna. I ridicoli balletti fatte a ricreazione per riuscire a fonderci in una nuova, incredibile, potentissima creatura. Molto. Ma sai chi deve stare al sesto posto? Tua mamma! No, calmati! Incazzatissimo! Incazzatissimo, Domenico! Con molta nostalgia. Siamo arrivati. E che ha detto? Niente. Che... Come niente? Che cazzo ha detto? Vabbè, ha detto che è un collante della sua generazione e della nostra. E che significa? Ma guardalo. Cos'è quel pupazzo? Che sta facendo? È impazzito. Filippo, questo immagina che questo sia Luca. No! No, Luca, no! No, no, ci dissociamo. Ma l'hai sentita la cosa sul serpentone? Sono andato via perché no, okay. Ti sei impazzito, distrutto. Mi servono il film. Che ricordiamo che questa è una top soggettiva. E anche il mio commento è soggettivo, non è oggettivo, altrimenti vuoi dire comunque il suo parere. Anche la mia uccisione lì è soggettiva in RP, è sempre uccisione soggettiva in RP. Fattuale però. Che ha detto?
che quando lui correva nel campo sportivo si sentiva Goku, come Goku sul serpentone. Al campo sportivo sul serpentone, sul mio cazzo lo metto, no, sopra Dragon Ball c'è una sta Devilman. Io già mi immagino Monster, se no non va bene proprio, che andrebbe benissimo. Vediamo se si prende. Sta malissimo, è rosso. Io non mi posso arrabbiare perché... È Kaioken, Kaioken per 10 è questo, mi guardalo, il capello dritto. Il pelo dritto, la faccia rossa. Creepy. Me la guardo tutta. No, tutta me la guardo. Tristissima poi questa. Fanculo la plastica proprio. No. Quinta posizione. E il primo manga. Non si scorda mai. Gli piace questa posizione? Gli piace o no? Oh, sta malissimo. È in Kaioken per 20 adesso. Allora. Il capello o sparisce, diventa nappa o diventa biondo. Questa top è stata fatta per trollare. Ma no. Lui guarda che fa. Lui io l'ha fatta apposta. Io sto cercando di distruggergli la testa. Sto cercando di fargli scoppiare il cervello. Perché a lui adora. Lui adora essere trattato male da noi e da Dario. E lui ha fatto questa top così. Masochista. Puramente masochista. Ma cosa? Ti giuro, mi fa questa parte della testa mi fa malissimo. Quello è il capello del Super Saiyan che sta crescendo. Questa roba qua. Palesemente sta diventando biondo. Palese, mi fa male qua perché cresce il capello del Super Saiyan, sicuro. Lasciando perdere Dragon Ball, ma Naruto superiore alla manga. Non si può proprio guardare. Non si può proprio guardare. Naruto superiore a Full Metal Alchemist. Naruto superiore a Full Metal Alchemist. Pazzito. Masochista 96. Così. Così. Allora, totally che random. Cosa vuol dire questa cosa? Ci sono dei valori oggettivi? Ci sono i valori oggettivi. Comunque Kirio non ha scritto più, secondo me è morto. Sta proprio rivoltato. Allora, ti si vuole bene, grazie. Ma ragazzi, sono saltati tre bazzi di ed è andato. I capelli sono diventati ancora più bianchi ormai. Quel poco di grigio è finito. Allora. È presente quell'episodio di Tom e Jerry quando Tom scopre che il topo non è Jerry ma è quello l'esplosivo. Ma che sta accadendo? Si diventa bianco anziano, oh, e muore. Dopo mettilo. Che significa essere classisti? Significa che se un mangaka per sua stessa missione fa una storia dicendo è morto lui, dicendo io ho fatto Naruto ispirandomi pesantemente a Dragon Ball, i colori di Naruto sono quelli di Goku, personaggi, world building, insomma ci sono tante, si ispira a Dragon Ball, pigliano un po', tantissimo. Quando ero piccolo io disegnavo orale dalla mattina alla sera, bla bla bla. Che significa? Significa che Jojo al primo posto. Akira Toriyama ci è arrivato prima. Akira Toriyama ha fatto delle cose prima. Verissimo. Prima non vuol dire meglio. Prima non vuol dire meglio, assolutamente. No, assolutamente non vuol dire meglio. Infatti ci sono delle cose che sicuramente Naruto ha fatto meglio di Dragon Ball, come i rapporti tra i personaggi, che diciamo in Dragon Ball sono linee di dialogo divertenti, invece in Naruto i personaggi sono veri. Vero. Ok, sono scritti sul serio, sono magari amici, persone. Però Dragon Ball ci è arrivato prima, Dragon Ball quelle cose le ha fatte prima. Se tu me le fai dopo, pure se me le fai meglio, per me sei sempre inferiore e devi prendere il cazzo in bocca, punto e basta. Se metti Naruto subito dopo Dragon Ball, sei soltanto un pelato di merda. Nient'altro. E ti devi fare le sopracciglia come i baffi. Così fai tre riccioli qua, bellissimo. Come nel caso di prima, sapete tutti benissimo di cosa parla. Quindi voglio dirvi cosa ha significato per me. Ma io sarei contentissimo di vedere una top dove uno dice io ho cominciato a leggere manga quando è uscito Naruto nel 2004-2005, quindi dal 2005 fino a oggi io ho letto solo questi qua, quelli che sono usciti prima, tutti, qualunque manga uscito prima, penso che sia importante, però non lo metto nemmeno nella mia top. Cioè, mi credi?
accetterei questo discorso. Ma no che mi devi mettere per forza dentro Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, perché ci vogliono. A parte che Dragon Ball c'ho l'Evergreen, quindi è uscita l'Evergreen dopo di Naruto. Quindi tecnicamente io l'ho letto dopo, ad esempio, Dragon Ball. È vero che il primo numero c'ho la Perfect Edition, che però ho preso sempre dopo Naruto, perché l'ho preso sì nel 2007-2008, mi sembra. L'ho letto dopo di Naruto Dragon Ball, cioè Naruto è stato il primo. E non c'è niente prima di quello. E lì ho deciso che da grande sarei voluto diventare anch'io un fumettista. Raccontare storie per intrattenere gli altri, strappandogli una lacrima, un sorriso. Infatti, seppur fin da piccolo mi divertissi un sacco di lacrime, ma le sto piangendo io le lacrime! Di sangue appresso a sta top! No, è il Kaioken, è l'aura del Kaioken, Domenico, tranquillo. Ho iniziato ad approcciarmi al disegno manga. Naruto sopra drago. Naruto sopra drago. È distrutto, Domenico. Naruto sopra drago. Ma il manga, cioè, tipo, per me l'anime di Dragon Ball, ad esempio, è sopra quello di Naruto. Tra i miei anime preferiti c'è quello di Dragon Ball, ma non c'è quello di Naruto, praticamente. Ma qua parliamo solo del manga e del rapporto che ho io col manga, non l'oggettività del manga, ecco. Sono i disegni di quando avevo 12 anni. Ma va bene, la passione è importante, va bene, va bene. È stato proprio Kishimoto a traghettarmi in questo mondo, e ad oggi il suo stile rimane Kishimoto dopo Virgilio. Per me con la fine di Naruto la mia era da lettore ed è iniziata traghettatore di anime. No, traghettatore di manga. Top Carogna, lui che fa ste cose. Questa è una vigliaccata. Questa top è una vigliaccata. È una vigliaccata. Un colpo se mi spava nelle palle. Ti giuro, veramente, dopo fammi una sulle palle. No, no, il socio. Calmati, il socio. Calmati, Domenico. Siamo arrivati alla quarta posizione, in cui troviamo Real. Cioè, non è manco finito. Non è manco finito. Oh, impazzito. È impazzito totale. Non è manco finito. Ti giuro. Dove cazzo sta Real? Se lo avessi qua davanti agli occhi, lo strapperei tutto. Mi dissocio alla violenza. Dove sta? Dov'è? Mannaggia Dio, non ce l'ho. Oh, io non riesco. Non potrò mai più calmarlo. Ma io lo strappo in faccia, Cristo di Dio. No. Non ce l'ho, no. Sono Naruto. No, non lo fa. No, ti prego, non stracciare niente. Ma salsi Kishimoto. Naruto di merda. Che mi piace pure. Guarda a che punto mi fa arrivare. Perché a me piace Naruto. Ma mi deve far arrivare ad odiarlo. Ma non è il suo coso. No. Che mi piace pure, guarda a che punto mi fa arrivare, perché a me piace Naruto. Guarda che gli fa. Porca troia di merda. Mannaggia. È impazzito totale. Guarda il ciuffo ritto. Ria. A me è bello. Sicuramente, insomma, Betta, che con noi ci piace. Però onestamente, ma non è nemmeno finito. A questo punto mettevo Real giù e Slam Dunk sopra. Metti almeno quello finito sopra, cazzo merda, no? Pazzito totale. Capita sovente che un'opera sia diversa da come ce l'aspettiamo, che sia più vera di quanto vogliamo credere. Perché si chiama Real? Dai. Disegnato magistralmente da Takiko Inoue, questo non è per goliardia. Real è una delle opere più crude e profonde che abbia mai letto. Itogawa è un ragazzo con cui inizialmente... Ma porca mannaggia. Guarda, io lo volevo far continuare a parlare. Ma questa... Ma che cazzo significa? La più cruda che ho mai letto. Ma scusa, stasera alle 21 leggiamo Berserk. Leggiamo il quarto volume di Berserk, l'ho già editato. Il problema è che Berserk è una storia fantasy. Real è una storia. Questo nostro mondo di persone potenzialmente vere. È come dire: oh, ho visto gli Avengers. Sì, molto crudele. Ci sono un casino di mostri che vengono uccisi. Sì, ok, però questa, chi l'ha letto lo sa, è una roba che veramente
ti dà delle picconate nello stomaco che ti distrugge da quanto è vera. Cioè, Real è il titolo perfetto per quest'opera, perché è verissimo, è stracruda. Berserk, per dire Devilman, per dire... Radunal Cardarelli. Radunal Cardarelli glielo facciamo fare assolutamente, a Luca naturalmente, dopo quando lo prendiamo tra le mani facciamo... No, Berserk che peso, non sto sminuendo Berserk, mi dà fastidio che lui sminuisca Real. Cosa? Un fumetto... Akira! Gen di Hiroshima! Ok, Gen di Hiroshima sì. Siamo al quarto posto. Gen di Hiroshima sì, sono d'accordo. Gen di Hiroshima è un'altra opera stracruda. Però anche Akira, sì, è cruda, ma comunque è un futuro distopico. Diciamo, non ti senti così vicino a quel mondo, perché non è il tuo di mondo. Questa è una roba del presente, ti fa ancora più male. I tre posti sono un po' improbabili da questi che hai menzionato. Ah, che bello! Non avere nulla a che fare. Che ma bello! Ho parlato più volte per i miei stessi pensieri. Dagli estenuanti. Non sta sminuendo Real, sta sminuendo il termine crudo. Ma crudo, Real è crudo. È il più crudo che abbia mai letto. Gli allenamenti di atletica. A quel maledettissimo traguardo di scendere. Maledettissimo tu, è sta top! La voglia costante di raggiungere pazzito. I propri obiettivi. Vigliacco! Prima che sia troppo tardi. L'unico lato negativo che ho trovato. E che non è ancora conclusa. Direi la metti pure nella top. Chi è questo? Anonymous. Gian all'improvviso. Anonymous. Cos'è? Ma che è? Ma vai a cagare anche te. Terza posizione troviamo. Signori, prego, scusate lo spoiler. Perché se alla destra c'è Bagman, al primo posto ci sarà Death Note. Luca, mi credi? Pazzini. Io mi fai prendere dai, okay, modo dancelo okay. Masullo di prendermi in giro, perché io avevo delle speranze. L'ho sopravvalutato forse. Guarda, se non lo mette Death Note, se lo mette sono finito. Se lo mette devi chiudere il canale. Io sembra giusto che mette Death Note. Io devo chiudere il mio canale. Se chiudesse il suo, se mette Death Note al primo posto, ho capito. Sì, lo so, è ovvio, ma io spero ovviamente che non sia quello. Spero con tutto il... Vediamo che c'ho da dire su Bakuman. Perlomeno vediamo un po' che c'ho da dire. Sentiamo. Perlomeno Luca ha la stanza manga organizzata, dai. Dissinga Domenico. Di socio, no, anche lui c'è la libreria organizzata, c'è un po' di roba così, però organizzata, dai. Gli dando ormai la pigliarina, però. Se c'è un manga che mi ha davvero fatto sognare, questo è proprio Bakuman. Ci sta. Non mi ha solo regalato un sogno, mi ha fatto credere che la strada che stavo percorrendo fosse quella giusta. Certo, forse e invece? Altro... invece e invece, e invece è meglio fare il coglione su Twitch. E meglio il coglione su Twitch, le liste scam di manga, le vigliaccate pugnalate a caverna che ti vuole bene, tu gli dici queste cose. Grazie. Ma anch'io, grazie. Domenico, ti voglio bene, anch'io ti voglio bene, però tranquillo. Se Masashi Kishimoto con Naruto mi ha fatto scoprire la via del manga, Tsugumi Obe e Takeshi Shibata mi hanno fatto continuare a percorrerla. Ma ripeto, per me andava benissimo che lui parlava solo di quelli che ho letto io. Quelli che ho letto, quelli che mi sono piaciuti, quelli della mia generazione. Era un discorso condivisibile. È quella. Però... quelli che ho letto parlano, non parlano. Magari senza quest'opera oggi non sarei qui a fare quello che faccio. Pur non sia impossibile, infatti è molto molto difficile, perché sì, sono tanti quelli che arrivano alla pubblicazione della loro opera. Basta, cioè, già strappato Naruto e ha sbagliato. Cioè, perché? Perché? Di essere cancellata ogni settimana. Sempre meglio. Capire che i rivali possono insegnarti tanto e potrebbe... le notti insonni e l'ansia della scadenza. Sono le sensazioni che il lettore prima o poi nella vita proverà. Posso riscattare un insulto con stile senza buttare per mangaka? Assolutamente no. Perché comunque gli vogliamo bene, è un amico. Anch'io. Mi domenico. Fa uscire fuori dalla grazia di Cristo. Però, insomma, assolutamente no. È sempre... un amico, un amico. Goliattico, alla fine mi arrabbio. Gli si vuol bene, ma certe cose... le manga. Dice sempre mai, gli si vuol bene, ma... un po' di più. Cosa ci sta dietro ai manga che leggiamo? Siamo arrivati ora alla seconda posizione. Meno come male. Si può, però... siamo quasi alla fine. ...a parole un'opera che trascende secondo, il linguaggio. Secondo posto. Se vogliamo essere analitici, questa è la storia. Ma tu... ma...
Io non ci credo mai che Vagabond è il suo secondo manga preferito. Ma assolutamente sì. Ma poi è un manga che trascende il linguaggio. Sì, è un manga che va oltre. Che cazzo significa questa cosa? Crasha ogni tanto domenica. Che trascende il linguaggio. Ok. Te lo spiego adesso. Che senso? Vai, te lo spiego adesso. Trascende il linguaggio. Cioè, stiamo parlando lo di un manga. Ora. Te lo per spiego. Per l'amor ora. Di Dio. All'inizio vai. Anche abbastanza quadrato, Vagabond. Poi per me... Dopo sfagiolato totalmente perché Inoue non sa assolutamente dove andare a parare, visto che la storia di Musashi Miyamoto è una storia che si racconta in 3 pagine contate. Però funziona sempre perché giapponesi di merda, super nazionalisti, Musashi Miyamoto, personaggio importante, cosa. Va bene. Tutti triggerati sono, sì, per sì, me sempre. Quadratissimo. Poi dopo comincia a fare delle cose molto okay. belle con il pennello, Inoue sperimenta delle tecniche nuove di disegno, okay. bellissimo da vedere. Ma sì, quando comincia a raccontare la storia di Soichiro Sasaki, che poi deve andare in parallelo con quella di Musashi Miyamoto, diventa un po' fumoso, un po' un casino, sinceramente. No. Questa l'ho detta ieri da Dario, ma la ripeto qua. Non è che diventa fumoso un po' un casino. Vagabond è un manga che, ammetto, non è per tutti. Cioè, inizia come un manga normale, ok? Manga storico, sembra una cosa normale dei primi volumi. Piano piano, la crescita anche personale di Takiko Inoue, infatti Vagabond è un suo proprio prodotto viscerale quasi, una sua opera viscerale, cambia anche l'approccio che lui stesso ha su Vagabond e su Musashi Miyamoto. Quindi cosa succede? Che o gli stai dietro, tu come lettore riesci a capire quel mood, oppure l'hai perso e dici ma che cazzo sta raccontando? Secondo me qua non c'è una via di mezzo. Vagabond a un certo punto o lo ami o lo odi, tipo Domenico dice è fumoso. In realtà non è fumoso, perché se lo segui, io per fare la top l'ho riletto tutto insieme, praticamente tipo in 3 giorni, lì proprio vedi questa come cambia il modo con cui lui ha di narrare le cose, e se riesce a farti coinvolgere dal flusso, è forse l'opera più incredibile che puoi leggere, è veramente stupenda. Bellissima. Io la consiglio a tutti, però dovete capire se riuscite a farvi trascinare, perché se invece rimanete ancorati con le vostre, non ve la godete appieno, secondo me. Mio parere, come sempre, a mio parere. Non lo so come l'ha letto Domenico, però non è entrato nell'opera, secondo me. Soprattutto è un altro cazzo di manga che non è finito. Infatti lo dico come errore, sia di Real che di Vagabond, errore, difetto, che non è finito. È un altro cazzo di manga che non è finito, ma soprattutto un manga storico. Perdonatemi per tutti quelli che apprezzano i fumetti storici, amici come Sommo Buda, persone che non stanno chiaramente bene con la testa. Saluto Sommo Buda, ciao. Che messaggio mi può dare? Mi spiego. Più di uno. Capisci anche tu il mio discorso, mi spiego. Un manga storico, quando l'autore ci mette dentro delle robe, prima o poi mi deve raccontare effettivamente quello che è successo. Ok. Che è una cosa che io posso capire tranquillamente leggendomi un libro di storia. Per me, un fumetto, una storia, deve veicolare qualcosa di personale dell'autore, un messaggio. E Vagabond è questo! Vagabond inizia proprio attaccata al romanzo, e poi si distacca dal romanzo e è la roba più personale che non abbia mai fatto, anzi... Non ho trovato una roba così personale. Cosa mi stai raccontando? Pure la cosa più banale del mondo, pure l'ecologia, tutto quello che vuoi. Però deve essere una cosa tua. Se mi fai un fumetto storico, per me, mi posso, in questo caso, aggrappare alla tua arte, se è molto bella. Certamente non alla storia, perché me la potrei leggere da un'altra parte. Almeno Re Lupo, se è inventato il viaggio. Re Lupo non è assolutamente storico, perché dice che Gengis Khan... Sì, infatti, messaggio storico, che messaggio può darmi? Sta roba non sono d'accordo. Per niente con quello che ha detto da giapponese zero. Ti insegnano molto più di opere di fiction basate sulla realtà quotidiana, secondo me. Sono opere storiche che veramente ti fanno capire certe cose che altrimenti non avresti modo di fare esperienze. Esatto, Genndy Hiroshima non andrebbe alcun messaggio, ma poi anche lui prima ha parlato di Genndy Hiroshima e ha detto tra quelli crudi eccetera, quindi vuol dire che l'ha letto. Tu hai letto Genndy Hiroshima e poi mi dici che i manga storici non danno alcun messaggio? Domenico, sta cosa non c'ha senso, onestamente. Completamente folli, perché giapponesi di nazionalisti, Villain Saga pure, ecco, Villain Saga, la storia di quei personaggi, la storia di Thorfinn, la storia che esiste. 3 pagine contate, veramente. Però romanzatissima. Vabbè, basta, inutile che parlo, tanto manco capite un cazzo, ma che vi parlo a fare a voi? Sentite la top, vai. Se vogliamo essere analitici, questa è la storia, fatta fumetto, dell'imbattuto spadaccino Musashi Miyamoto, secondo romanzo di Eiji Yoshikawa e disegnato ad arte dal maestro Takiko Inoue. Ma credo che analizzandola in questi termini rischiamo di farci sfuggire la sua vera essenza, il suo vero significato, sembra deve saperne solo uno. Estremamente degli ukiyo-e con parole.
E queste sono delle cose bellissime, ma sicuramente non hanno niente a che fare con il testo scritto dei Cinque Anelli. Ma prima mi dici che l'autore deve metterci del suo, adesso non ti sta bene che ci abbia detto del suo perché deve essere attaccato al testo dei Cinque Anelli? Che dice tutt'altra cosa, che tra l'altro Musashi ha scritto quando già si era ritirato dai combattimenti a 50 anni. L'ho letto il libro dei Cinque Anelli, ma Takeiko Inoue non racconta il libro dei Cinque Anelli. Ok, again, non è storico, l'ambientazione è vera, lì è lo storico, è una storia inventata. Perfetto, ok, fine, grazie mille. Chiudiamo il discorso, again, ho sbagliato, posto. La top sull'estetica si deve fare, perché ci sono fumetti scritti di merda che sono disegnati benissimo, come Vagabond, per esempio. Poi la scan è presa proprio da Manga Eden, ci sto facendo caso adesso. Presa da Google Immagini. No, lo vedete, anche poteva cancellare. Per un video top che dovrebbe essere importante, diciamo. Ok, va bene, scusa Domenico. Comunque no, l'ho preso da Google Immagini, ho preso delle tavole, non ho preso i capitoli interi, ho preso tipo poche tavole per ogni volume per far capire almeno gli artwork. Sul sito dell'editore purtroppo non c'aveva queste cose. È una sottigliezza, io pure, no, pure i balloon li pulirei sempre. Ma prima c'erano anche altre cose, sempre firme di cose scannerizzate e tradotte da... Che non è un problema, insomma, cioè, sapete come la penso io sulle scan, per me vanno benissimo in realtà, entro certi limiti. Se puoi sostenere un autore, sostienilo, sì, quando puoi, naturalmente. Leggere le scan, insomma, veramente non è una cosa così grave come la gente vuole far passare, sinceramente. Chi vuole comprare, compra, a prescindere. Chi non vuole comprare, non comprerà mai. Ma chi vuole leggere, non può leggere, perché magari veramente non tenne i sord. Che cosa deve fare? Deve andargli a rubare i fumetti? C'ha le scan, si appassiona una cosa e magari quando può ne compra uno, invece di comprare 20 manga e capirne mezzo. Nu tene i sord. Non so, non ha pecunia. Ok, dire, come lo vuoi? Di che grandezza? Quando lo vuoi spesso. Sei tot kill. Non stiamo più guardando Musashi, ma noi stessi. Mi è piaciuta. Lo adoro, fa una questione. Io gli direi però una cosa a Luca. Dimmi Domenico, ma visto dimmi. Che non stiamo più guardando Musashi ma noi stessi, ma non ti sei visto che immondizia c'è al posto del cuore quando hai messo Naruto il più in alto di Dragon Ball, eh? Non l'hai vista forse? Ma no, ma in che senso immondizia? Ah, ma sì, come se si fosse visto. Doveva fare un'altra. No. Doveva fare con After Effects che diventava un manga. Ma sai com'era bello? Fammelo rivedere. Fammelo... Questa era una parte per far capire a chi non ha letto Vagabond cosa si prova leggendo Vagabond. Se qualcuno ha provato cringe, mi dispiace, ma non era quello l'intento. Era far sentire quello che si prova quando si legge Vagabond, che è questo. Questo è da rivedere a 0.5. Wow, sì, che già non finisce. No, quel pezzo. Come si guarda così? Spada. All'improvviso tutto ci sembra chiaro. Lettore, scrittore, no, protagonista. Ti vengono la stessa cosa. Non stiamo più guardando Musashi, ma... No, sai che sembra lì per lì? Sembra... Ma che cazzo è sta cosa? E poi una lucertola che sta salendo sul braccio. Cioè, come devi... Ma perché? Ma che cazzo è? Sai, facci moli e d'aguri. Di d'aguri... E basta, come li vediamo un miliardo di volte, ce li incoglioniamo. Che sta facendo? Perché frame by frame? È lui. E siamo diventati una cosa sola. Perché in slow motion? Ok, non è diventato lui. Non è diventato lui manga. Però ha fatto questa, cioè, questa chiusura in pagina. Sei sotto un cielo sbagliato. Ma tu che ne sai dei sogni? Babe, quelli non ci credo. Hanno menato. Ma cosa? Mi sa che devi rimettere la velocità normale. Se quest'opera non ha proprio... No, era proprio lento. Non è ancora finita. E lo sarà esclusivamente quando Takeiko Inoue si sentirà pronto nel finirla. Ma io sono prontissimo a finirlo. Cioè, io sono prontissimo a leggere il finale. Proprio se Inoue si muovesse. Te posso cantare una canzone? Maestro tiene di più e vuole che sia perfetta e non fatico a credermi al motivo. Al di là dei manga, film, serie TV, proprio una delle migliori opere che una persona possa leggere.
siamo arrivati in vero, sono d'accordissimo con Mangaka qua. Qua si vede la differenza tra gli uomini e i bambini, ok? Chi avrà ragione e chi torto? Io ho molta paura perché ci ha messo ha messo Slam Dunk, Real e Vagabond. Un bel tris. Cioè, due okay. tre fumetti che poi, nello stesso autore. Ma quanto sei un pezzo di merda per farlo, però, cazzo! E personalmente li ha messi nell'ordine inverso di come dovevano andare. Forse era meglio mettere Slam Dunk assolutamente sopra, anche solo per la decenza di averlo finito. Dici che è una doppia tripletta, eh? C'hai paura? Sì, perché vorrei che non fosse così. Ti giuro, vorrei che non fosse così. Te lo giuro tantissimo. E invece... Te lo giuro tantissimo. Io credo che Mangaka abbia trasmesso bene la sua passione. Allora ho centrato l'obiettivo. Era esattamente quello l'obiettivo. Trasmettervi la mia passione. Vediamo se ci sorprende. Marone. Lo so che questa è la posizione che tutti volete sapere. È il primo posto. È il primo posto. Pubblicità. Oddio! Maestro! Un maestro! È più scam di Caverna di Platone che mette la pubblicità, ma la reaction della pubblicità del video. Cosa? Troviamo. Angelo, ma tu lo vinci ancora! Ancora, quelle pochissime volte. Stai zitto! Vinci ancora! Stai zitto! Quelle pochissime volte che vinci ho sempre ragione, io sempre... Se non era il futuro, era il trapassato! Mannaggia la mano! Stanno impazzendo su loro stessi, stanno impazzendo, ma il futuro. Luca, ma che cazzo fa? Questa è la vittoria più amara della mia vita, certamente. Già, questo è proprio... questa è una vittoria di Pirro, frate, perché è proprio... Cioè, è veramente tremendo, ma... io non lo so. No, ma è proprio... Perché? È la sua opera dico. Preferita, non può non metterla prima. Ma mettilo al decimo posto. Ma scusa, come? Ma per essere giusti, perdonami, per essere giusti e dire, ragazzi, voglio fare una top 10 di cose che mi piacciono e vi voglio consigliare. No, ovviamente tutti lo sapete che a me piace Dragon Ball e io Dragon Ball ce lo metto, ma non ce lo metto al primo posto. Vabbè, ma è la sua soggettiva. E infatti l'ho messo al sesto. Non faceva la top 10 manga soggettivo, anche se l'avrei messo nel titolo a questo momento. Bravo, top ma 10 lo dico manga nel video. Top 10 manga, 6 manga dei stessi autori. Calmo. Ma pur Giustinelli, simbolo del maggiore mangaka 96. Cioè, cioè ma pure volendo dire voglio fare soltanto 10 manga. Non ha fatto una top pensando ai lettori. Comunque questo, comunque grazie Domenico. Urasawa questo sconosciuto non ci sta proprio, non esiste proprio. Infatti io vorrei sapere tutti quelli esclusi. Comunque, che sono tre in realtà. No, di più. Allora, tutti quelli che ho messo tra i 20, ci sono tantissimi che devono entrare, ho fatto delle scelte, è stato difficilissimo. Pure volendo pensare, dici, voglio fare una top e la gente che la guarda, anche solo per farmi entrare i soldi con i link Amazon, consiglio 10 manga diversi. Che è Stuart Omort tra se ne cita. Ah, perché dice che sì, la roba che ho consigliato io la metà è introvabile. Cioè, effettivamente sì, però è... Cioè, è roba che piace a me, quindi sì, è vero, tante serie sono introvabili, ma non è che ho fatto top 10 manga che potete trovare in fumetteria. Top 10 manga punto è... Lui no. Mi consiglia manga del cazzo incompleti, che non sono ancora finiti. E si autori. Grazie davvero. Manga introvabili. Si vede, cioè, guarda Mardi, sono le cose sue. Sono proprio i manga miei. Vero. E quindi lo apprezzo. Lo verissimo. Apprezzo, Luca, lo apprezzo. Vediamo che cosa ha da dire su... Ha detto una cosa positiva Domenico finalmente senza dirmi ma. Non ha detto ma adesso. Altro grazie a tutti, la, bellissimo. La Gold Edition, ma mo ti metto il cazzo in testa. Poi strappa un altro della prima. No. Il cazzo. Ah lo so, è scumbazzo. Li ho strappati tutti. Dove? Non c'è, non la trovo più, mi avete nascosto Death Note. No, sta? Hanno fatto bene a nascondertelo, hanno fatto bene. È finita. Me l'hanno nascosto. M'hanno menato. No. No. Bene, non lo strappo per Angelo Masullo, non no, lo, ma lo faccio. Domenico, io ti faccio questo appello, se tu ne hai così tanto da strappare, io me ne prendo cura di uno, me ne prendo cura io, lo tengo vicino a me sul comodino, lo guardo la mattina, la sera. Per il bene della sanità mentale. Già ne hai strappato uno in questa live, basta. No.
Strunzo, 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 prima edizione, tops, tops. Ma che mette la gol? Ma i pischelli proprio. Pazzito. Sì, poi lo tiene imbustato molto bene. Sentiamo cosa ha da dire su Deadpool, ovviamente. Attenzione, non lo strappa. Grazie, grazie Domenico che hai ascoltato le mie preghiere. Grazie. One Piece fa bella figura contro tre quarti di sta classifica ed è incompleto pure lui. Vabbè, One Piece piace o non piace. Ma One Piece è un caso super a parte, ragazzi. Cioè, One Piece è una cosa proprio... Secondo me non può stare nemmeno in una classifica. Perché proprio One Piece dovresti fare la classifica delle saghe di One Piece. Per la ricchezza, la complessità e il numero di volumi soprattutto, che sicuramente... Ma sempre un manga rimane, se non la puoi esagerare. Quindi se uno lo vuole mettere in classifica anche primo ce lo può mettere, per carità. È esagerato rispetto a nessun rivestimento manga naked, tutto senza rivestimento, tutti i manga che sono in questa classifica. Certo, preferirei mettere un One Piece perché rispetto a un Real, rispetto pure a un Vagabond, insomma, almeno perché One Piece comunque esce. Cioè, se uno se lo vuole cominciare a leggere, non è che arriva a un certo punto e dice mo quando esce il prossimo non si sa. No, almeno esce regolarmente, cioè uno ce l'ha comunque la voce. Purtroppo sì, Real e Vagabond sono irregolari, questo è un difetto e lo dico nel video, che per me è il più grande difetto loro è questo, che non sono ancora finiti. Voglio dire, regolari. Va bene, lo posso portare avanti. Continuiamo la visione. Questa è forse l'opera di cui più di tutte ho parlato in questi anni qua su YouTube. Credo di averci fatto almeno una decina di video al riguardo. E sono passati... E non si è scucciato dopo 10 video. Disse il fan di Dragon Ball. E non si è scucciato top masullo video di Dragon Ball. Top masullo. Cosa fosse. Mi ha accompagnato nel mio viaggio sin dall'inizio ed è stato il primo manga di cui ho letto la fine. Sicuramente non è il miglior manga che esista. È importante per me. Certo, se leggi tutti i manga che non finiscono per questo. Castello che compone la mia vita. Probabilmente se lo leggessi oggi avrebbe tutto un effetto su di me. Questi ed altri li ho riletti appositamente prima di portarveli, ma nessuno mi ha ridato le stesse emozioni che mi ha dato Death Note quando lo lessi per la prima volta a 14 anni. Ma ci sta! Non mi ha mai commosso. Ma l'esaltazione che avevo mentre lo leggevo, quella non la scorderò mai. Centinaia di altri manga, ma nessuno è riuscito a darmi la stessa sensazione. Dai disegni così splendidi del maestro Takeshi Obata alla sceneggiatura sublime di Tsugumi Oba, la fusione di questi due elementi per me sono stati come un fulmine a ciel sereno. Mai prima di allora avevo visto o letto qualcosa di simile e mai dopo di allora mi è capitato. Benissimo. Certo, oggi vi ho mostrato diverse serie che mi hanno fatto sorridere e commuovere, ma nessuno è riuscito a regalarmi quel mix di emozioni che solo Death Note è riuscito a darmi. Quando ne parlo provo qualcosa che purtroppo non riesco a spiegare. È come se fossi grato a quest'opera di esistere. È quella sensazione quando ascoltiamo una canzone che ci è cara o quando sentiamo un profumo che ci riporta alla mente un dolce ricordo del passato. Lo so. Ma secondo te? Ti posso cantare la canzone? Ti posso cantare la canzone? Cosa? Vuoi dire la donna che maltratta un uomo? No. Senti, ma secondo te ce lo appoggio il cazzo dentro detto? Se lo scopa la sera? Che se vedi questa copia è un po' slabbrata, è un po' aperta. No, c'è la sovraccoperta. Secondo te se lo scopa? Secondo me sì. Così. Ma con o senza mani? Chiaramente senza mani. Per pochi. La lore sulla sessualità. Lo appoggia nella libreria se lo scopo. Che sta accadendo? In che mondo sto vivendo? Che universo è? Di solito di Giappone. È quella a cui io voglio più bene. Spero che la mia personalità. Ok, adesso facciamo la vera top 3. Questa era quella per scherzare. Adesso in un minuto adesso faccio la vera. Comunque, applauso a Luca, ha fatto 200.000 iscritti. Grazie. Se li ha meritati. Grazie, Jacopo, di KGP su YouTube. Per la sub. Tra marchette, stronzate, mi è piaciuta un sacco la top 10. Di sogni, bla bla bla. Ci sta. Noi non facciamo numeri perché diciamo la verità è brutta. Non si deve strappare. Strappiamo i manga. Non si strappa niente. Pare assolutamente, a me non me ne fotto un cazzo di fare 200.000 iscritti. Tanto faccio 200.000 views in un attimo, basta che parli di Dragon Ball. Ma non lo voglio fare perché mi rompo il cazzo. E ottimo imprenditore, veramente. Bravo, bravissimo Luca per aver raggiunto questo traguardo. Bravissimo pure per aver fatto questa top, che gli ha dato una visualizzazione in più che non gli avrei mai dato se avessi saputo qual era la lista. Sinceramente, anzi, ho messo pure il mi piace, quindi figurati. Proprio a testimonianza pentito del fatto mi piace che, pentito ti voglio proprio bene. Anch'io Domenico ti voglio bene, anch'io.
L'abbiamo commentata abbastanza, ho capito forse anche le intenzioni, ma avesse detto... Allora, grazie Luca, adesso togliti dal cazzo per favore, un attimo, togliti dal cazzo un attimo, okay. Poi dopo magari torniamo pure al video. Parliamo ma faccia a faccia, vai. Avesse detto una volta, una... Ops, sì, è lui. Qual è il messaggio di questa storia? Che racconta questa storia? E non nel primo volume succede questo. Per sentito dire succede quello. Questa storia cosa veicola? Quest'autore facendo sto fumetto, che cazzo le verice? Allora, non lo dico su tutti, questa qua del messaggio, ma come dico all'inizio, purtroppo Domenico hai skippato la parte, quindi te la sei perso, ognuna di queste opere meriterebbe un video a parte. Se dovessi aggiungere anche questo, sarei stato tipo 10 minuti su ogni opera. E l'idea non era quella di fare un video di un'ora top 10, ma era un video in cui vi racconto brevemente perché quelle opere secondo me sono importanti. Quindi sono stato circa 2 minuti a opera, fondamentalmente. Sarebbe bello poi in futuro magari fare appunto video singoli su ognuna di queste, andandole a sviscerare per bene, magari quelle meno conosciute. Posso immaginare, che ne so, un video solo su Real, un video solo su Vagabond, non certo uno solo su Dragon Ball, Naruto, che conoscono tutti, in cui magari lì ti vado a raccontare tutto. Però questo era un video top in cui ti dico quello che provo io, quelle che sono le mie sensazioni, i miei sentimenti riguardo queste opere. Può essere mai che sono solo stronzate fatte per soldi? Può essere mai che sono solo un caso che sono famose queste storie? Ci sarà una sfaccimme cosa buona dentro? No, non è che voglio essere io per fare accanimento terapeutico e trovare per forza qualcosa di buono. Accanimento terapeutico, come mi è piaciuto. Perché magari non c'è, magari non c'è. Ma se sono così importanti per tutte queste persone, ci sono 400 persone collegate adesso che conoscono questi manga e ne conoscono tanti altri che sicuramente gli hanno cambiato la vita, come pure a me. Io mi porto Goku sulla pelle, mi porto Berserk sulla pelle, Angelo Masullo la stessa cosa. Io Naruto. Quindi vuol dire che da qualche parte ci deve stare un senso in queste storie. Perché un'occasione del genere importante non la sfrutti per dire: ragazzi, sapete che oltre a tutto ste stronzate, nemmeno fatte tanto bene sinceramente, perché sta lui davanti alla, alla webcam, cam, non lo so che cosa utilizza, si poteva fare molto più elaborato secondo me, eh? Cioè, se vuoi parlare dei fumetti devi far vedere i fumetti, non me. No, ma io parlavo dei fumetti che per me sono importanti. Cioè, io capito, lui voleva un video in cui io facessi vedere i fumetti e parlassi col voice over sopra, però non l'ho mai fatto, non è il mio stile di raccontare, credo di non riuscire a veicolare le stesse emozioni. Quando parlo così davanti alla fotocamera mi sembra di riuscirci meglio piuttosto che, ecco, stare qua, sfogliare il fumetto e dire qua questo, quell'altro, cioè non è il mio modo di fare. Preferisco stare davanti, mettere delle immagini e parlare. Voglio dire, naturalmente, poi lui lo può fare come vuole, non giudico lui. Un sentimento, un sentimento. Tu giocazzi. No. Il sentimento c'è in questo video. Cioè, c'è il mio sentimento. E tanti in chat mi hanno detto che si sente. Quindi mi fa capire che sono riuscito nel veicolare il mio messaggio. La moglie di Olli è ben c'è da boomer. Vabbè, allora, solo per questo commento. Non per quello. Solo per questo commento. Ma sospeso, sgragno a 600 secondi. Rifletti bene su quello che hai detto, perché Olli e Benji non si infama. Ah, ok. Ok, Olli e Benji non si infama. Per voi sarebbe importante questa cosa? Non sono mai voluto essere un critico letterario nella mia vita, mai. Non voglio fare il critico come lavoro. Io voglio semplicemente condividere le mie passioni. Grazie alla soggettività riesco a condividere le mie passioni. Non sono un critico, lo ripeto. Non è questo il mio modo. Non riuscirei a farlo. Non riuscirei, secondo me, anche a trasmetterle con la stessa intensità. Parlare dei sentimenti, parlare di quello che ti ha dato, parlare di quello che racconta l'autore, perché qualcosa lo racconterà, sì o no, porca puttana? Pure Toriyama, che è il più capraro. Si può dire capraro? Contadino. Faceva il contadino Toriyama, faceva il contadino Toriyama. Pure il più contadino come Toriyama, a un certo punto ha raccontato un momento padre-figlio. E ci sarà qualcosa da dire su questa cazzata? E non lo vedo in questa top 10. E penso, è un'occasione sprecata, perché potresti dare molto di più. Già il video è semplice, non l'avrei fatto così, nel senso che devo parlare dei fumetti, non sono io il protagonista deve essere il fumetto. Caverna, per questo non fai 200.000 iscritti, andate a fare, non mi rompete il cazzo. Sei pronto per l'indovinosa? Sì.
rimetti il passaggio di Dragon Ball, visto che te ne sei andato. Che io non l'ho visto. Ma poi con la Evergreen da normi proprio. Di una bellezza così eterea che non ha bisogno nemmeno di nessun ragionamento critico. Perché Dragon Ball è fatto per essere goduto in ogni sua forma. Per... Ma su questo ci posso pure stare. Oh, vedi, certo, che... forse non in questa forma. Meglio la Perfect. Va bene, ce l'ho un volume. Tra l'altro il volume che così gli manca. Te lo devi godere, strunzo. Ce l'ho. No, però il volume che manca posto, a lui. Ragazzi, ho soltanto distrutto mezza libreria. Piccolo flex. Questo. Bello. Una vita. Però mi prendeva per il culo nella Gold di Death Note, che è bello perché è più grande. La Perfect è bella perché è più grande. Quindi prima prende per il culo me. Poi adesso no, bellissima, Perfect. Una vita spesa bene. Sai come l'uomo fumetto? Io sono veramente l'uomo fumetto. Se morissi... La prendo anch'io. Eccola. Guarda che bella la pelle. È bellissima. Poi c'ho queste pagine a colori... Gohan contro Cell. Guarda che belle. È bellissima questa edizione. Cazzo. Ma tu sei l'uomo fumetto. Strappalo per il meme, non lo farei mai. Mai. Hai scritto extra. Copiando l'uomo fumetto. Parli male degli altri. Come l'uomo fumetto. Tratti male la gente. Come l'uomo fumetto. È l'uomo fumetto, Domenico. Lei fisico du roll pure. Adesso voglio dire sì, tenga pants, dai. Ce l'ho, ragazzi, non ci prendiamo in giro. Sta qua. Ma quello è tanto, dai. L'uomo fumetto. Guarda, quello è tanto, solo perché rispetto a te fa più soldi. Guarda, è vero. Guarda, mi fa incazzare, perché è vero, ce l'ho la pancia. Sta qua, ragazzi, vedete, sta qua. Però, dai, proprio l'uomo fumetto, no, Cristo di Dio. Dai, che ti... C'ha il pettorale, guarda come tira il pettorale. Cioè, dai, quello è tanto, l'uomo fumetto, dai, è così, sarebbe. C'ha tutta la Saiyan, lui. Se mi mettessi... i cuscini, sarei così fiero. Sui bene non lo so. Attenzione, adesso divento l'uomo fumetto. Che sta facendo? Che sta accadendo? Domanda da uomo fumetto. È più forte Hulk o la cosa? Ecco qua. Vabbè, adesso sono l'uomo fumetto. Fra 20 anni. Cos'è? Stronzi, basta. Ma sono più incinto così. Ma che sta facendo? E così fai anche le tette. Il fisico del Wacos. Ma che sta facendo? Ma perché? Ha distrutto la maglietta. Io vero Marco, ma cosa? Adesso sono l'uomo fumetto. Sembra che c'è un wallarone. Buono, puoi mettere i fumetti qua sopra. Esattamente. Sembri mia zia. Perché? Un abbraccio a tua zia, sicuramente una bella donna. O forse un bell'uomo, non lo so. Ho slabbrato la maglia. La mia generazione Dragon Ball. Si è accorto che ha slabbrato la maglia, è incredibile. È stato molto di più che un fumetto o un cartone animato. È stato, e forse lo è tuttora, un collante sociale. Un'opera che ci porta. La maglia dice: le emozioni sono canoniche. E le trasformazioni in Kaioken, in Super Saiyan, prima di fiondarci in un combattimento. Perché ecco, lui semenava. Manomenato! Manomenato! La ricorderemo con molta nostalgia. Ma quale nostalgia? Tu devi dire grazie, devi dire grazie se c'è stato Dragon Ball. Devi dire grazie. Vero? Tutti sempre. I tuoi manga di merda, bellissimi, no. Stanno su quella rivista perché quella rivista ha fatto i soldi grazie a Dragon Ball. Devi dire grazie. Ma non esagerare, Shonen Jump campava pure se non esisteva Dragon Ball. Tu veramente? Sì, dai. Io non penso. Litigano. Ha fatto molti più soldi, ma l'ha fatto molto più soldi. Hanno campato per 20 anni di rendita, hanno campato. Si poteva spendere una parola in più per il fottuto manga che ha cambiato le regole della narrativa, che poi te vai a leggere. Tutti sanno che Dragon Ball è il padre di Shonen, tutti, ci sarà un milione di meme con Goku che dà dietro la mano a Naruto, a Cappello di Paglia, a tutti. Cioè, tutti sanno che Dragon Ball è il padre dei shonen, credo. C'è niente come Dragon Ball. Si incazza 3000 perché è fanboy totale, sicuro. Per tutti gli altri manga, dico... Sono la mente di Giulia quando stacca, 5 minuti, adesso. Prima i manga si facevano in un modo, dopo Dragon Ball si fanno in un altro. Perché Dragon Ball ha creato delle cose che prima nessuno faceva. Per caso, perché non l'editor... tutti, sì, ha ragione, non tutti, ma quel target a cui è rivolto questo video, chi mi segue, non ce n'è uno che non sa cos'è Dragon Ball.
gli è andato bene, ha scopato bene, era felice, ha disegnato benissimo quella cosa. Sei un po' di parte. Ma nominare. Senti, ma quando cominci a prenderlo un po' nel culo? Così perché? No. Perché forse magari ti piace. Sei un po' di parte. Lui la chat risponde cattivissimo. Gli hai detto sei un po' di parte, l'ha distrutto. Parte cosa? Cosa sei un po' di parte? Questa è una cosa oggettiva. E forse la cosa più oggettiva. Cristo di un Dio bastardo. Che io possa mai dire su... è un fumetto super seminale, ha cambiato le regole di come si fanno i manga per ragazzi ed è un fatto. Come l'ha fatto? Prendendo in prestito delle cose da altri punti. Vero, vero. Per ammissione di Torishima sappiamo che Akira Toriyama ha cominciato a disegnare i combattimenti in quel modo perché gliel'ha visto fare a Buronson e Tetsuo. È la molla dell'asta, ok. Sembrava la campana sappiamo di Bloodborne. Sappiamo chiaramente che molte cose erano... Ma infatti Masuno subisce tutto lì vicino, poletto distrutto. Di Masakatsu Katsura, autore di Video Girl Eye, amico suo che lo telefonava e gli diceva Toriyama mettici sta cosa dentro e lui ce la metteva. Mettici la fusione. Però, mannaggia quella grande tromba. Per quanto siano cose che vengono fondere da fuori, le ha dovute fare, le hanno dovute mettere insieme. Le hanno messe insieme e hanno creato qualcosa che ha determinato nuove regole. Vero. Non è che le regole scendono dal cielo così, si mettono da sempre insieme altre cose per farne delle nuove. Mi sembra normale. Giusto. Mi sembra una cosa normale, no? E almeno un minuto su questa cosa qua si poteva spendere? Un minuto, non mica dico assai, è soltanto il manga più importante del mondo. Dico. Però, detto, insomma. Più famoso di sempre, lo dico? Aspetta, prendo il test, perché mi sembra che lo dico come prima parola. Lo dico nel video, lo dico lì. Te lo sei perso, Domenico, dico. Ci troviamo davanti a quello che è il manga più famoso di sempre, che ha il potere di essere transgenerazionale come quasi nessuno lo è stato prima di lui. Detto. Niente, Domenico, niente, mi dispiace. 20k devi annusare, via, adesso annusiamo. Bella mangaka, tra qualche giorno resubo nell'attesa sniffati Dragon Ball edizione gigante. Ora che Caverna ne parla, spazio tre puntini, ok. Finiamo un minuto più di Caverna e te lo sniffo. Hai cioè, sfogato? Lo annuso, odore. No. No? Devo dire la verità, sono ancora più... mi è passato il mal di testa. A posto, fatto. Cosa volevi dire? Prima, quando il letterato occidentale pensava ai manga, negli anni 80 pensava a Tezuka. Certo. La persona che conosceva i manga, chiaro. Non è mica come oggi che tutti lo sanno cosa sono i manga. Dopo Dragon Ball, Tezuka. Sì, vero. Sì. E guardate che Goku. Cioè, riferimento al manga in generale. È Dragon Ball. E guardate che Goku. Che Topolino, praticamente. Astro Boy e Topolino. Dalla stessa e Goku. E Goku e Astro Boy. Cioè, non, c'è una, un. Un equilibrio tra i bianchi e okay, i non bianchi. Parte nel flusso non di so. Coscienza con Dragon Ball ha finito alla top 10. Comunque sì, arte sì, bello. Molto bello, faccio la sniffata e andiamo a sentire questo. Ma che belle sette, guarda che belle tavole, ma che belle. Sa di auto d'epoca appena lavata. Ha quel sapore di un'auto nuova ma antica, cioè quando ci entri è quell'odore proprio che ha un'auto quando è vecchia ma quando la lavi, che poi è appena nuova, però non è l'odore di auto nuova. Sai che è vecchia e senti questo odore che è strano. Sì, sa di auto d'epoca appena lavata, bellissimo, bellissimo. No, non sa di Giappone, non sa di Giappone. Eccolo, 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 arriva il Bugozzi. グラジペールアバービストイルビデオ、イスクリミティアブーゴージスタジオズス、YouTube。